Verso faccia in alto. L'apnea non bacia il meritato riposo. Dove credi di correre? Solo chilometri di buche profonde a centinaia sparse. Capisci che la coroncina sul mio marchio è un modo di riconoscere la mia nascita, quindi essendo nato principe. A un certo punto è un vantaggio, a un altro è uno svantaggio, che la gente pensava che non fossi serio. Invece all'inizio dicevano, ecco, un nome in più, ce ne sono stati tanti aristocratici che hanno provato, pochi che hanno riuscito. Sui libri di scuola disegnavo vestiti, era sempre la mia passione, mia madre si vestiva da Dior, da Jacques Rita, Jacques Fatt, e andavo alle collezioni con lei. Credo che era innata, era proprio una cosa che volevo. Poi sono anche cresciuto in un'atmosfera di moda. Avevo una sorella che adorava la moda, che era Ira, mia madre che era un'appassionata di vestiti, mia nonna, donna Virginia Agnelli, che era una assolutamente matta per i vestiti. Quindi sono cresciuto forse in un ambiente un po' effimero, però sempre molto dedicato alla moda. Ho incominciato lavoro tanti anni fa. Ho prima fatto l'università a Ginevra, dove avevo studiato economia, e sono andato a New York da Lazare Frères, che è la banca d'affari della famiglia Agnelli. Per 5 anni ho lavorato lì detestando. Un giorno sono andato a vedere il mio capo, che era un signore molto intelligente ebreo, che era André Meyer, e gli ho detto: come banchiere non le porterò mai una lira, forse se invece mi butto nella moda, cosa che era la mia passione da quando ero bambino, riuscirò a guadagnare 2 lire e porterò un bel conto da gestire a lei. Mi ha molto riso e mi ha mandato da vari uffici personali di grandi magazzini a New York. E uno di questi, la Macy's, mi ha preso come assistente compratore. Il creatore che ammiro di più nella storia forse è Balenciaga. Pochissimi tagli e riuscire a fare dei vestiti strepitosi. Quello che trovo più femminile oggigiorno è Valentino, che veste una donna che piace a me, una donna elegante, abbastanza frivola, una donna molto latina. Non sono mai stato per la donna manager e non so manco disegnare il genere molto sport, è molto più bravo Calvin Klein o Giorgio Armani a fare quel tipo di immagine. Avendo lavorato per 5 anni e mezzo, 6, per dei grandi magazzini, credo che quella che mi è più congeniale, perché proprio parte di me stesso, avendoci lavorato così tanto, è quella per i grandi magazzini. Essendo stato compratore dall'altra parte per 6 anni, la conosco molto bene, riesco a dare qualità-prezzo meglio di qualsiasi altro stilista. Allora, ne ho 2 di profumi. C'è un primo profumo che è nato 3 anni fa, che si chiama Egon Fürstenberg, che era a base di gelsomino, tuberose, molto molto orientale, che andava molto bene con l'immagine di donna che piace a me. Il secondo, che si chiama Talex, che vuol dire Tatiana e Alex, il nome dei miei 2 figli messi insieme, è uscito 1 anno fa ed è un profumo molto più giovane, perché è stato dedicato nella mia testa ai miei figli, che sono sportivi e fresco, c'è del limone, ci sono delle essenze molto giovani. Credo che il marketing nel mondo sta cambiando. Credo che il piccolo negozio di papà e mamma non esisterà più fra qualche anno. Credo che saranno solo le catene di grandi magazzini o grossi complessi che hanno 500-800 negozi. E il futuro, secondo me, sarà anche nella televisione. Vedo che in America, visto come faceva la mia ex moglie che vende per televisione, ha un successo strepitoso. Però il modo di vendere in televisione è anche facile in America, che basta che tu dai il tuo numero di carta di credito e te lo accettano subito. Ti dai il numero di carta di credito, il codice fiscale tuo, non hanno bisogno di firmare, di venire a casa, di mandare. E le poste americane funzionano meglio delle poste europee. I miei veri punti di riferimento sono Milano, dove c'è l'ufficio dove disegno le varie licenze, ne ho qualcuna. A Roma, dove c'è l'atelier d'alta moda, con la Premiere, tutte le sarte interne. A New York, dove c'è un ufficio,
E il posto che preferisco adesso è Miami, perché ho comprato una nuova casa e adesso che ho 50 anni devo pensare pian pianino alla pensione ed è vicino a tutto, cioè i figli in America, la moglie in America, gli amici in Sud America, e Miami è un posto del futuro. Vedo che c'è moltissima gioventù, moltissime cose che succedono. La moda, secondo me, lusso o necessità? Hai dimenticato una parola, secondo me, divertimento. Credo che le persone che amano vestirsi lo fanno perché gli piace. Un lusso può esserlo. È una necessità, se tu sei una donna di carriera, vestirsi in un certo qual modo è una necessità. Trovavo Jackie Kennedy molto elegante ed era un po' l'ideale di una donna vestita, Audrey Hepburn anche, però adesso invecchiando mi piacciono le donne più formose, più femminili, quindi delle donne famose nel mondo che mi piacerebbe vestire è Sophia Loren. Il mio shopping personale è fatto un po' come mia figlia ai mercati, un po' nei negozi di lusso, metto molta roba che faccio io, dato che disegno anche molte collezioni da uomo. Quindi vediamo un po' come sono vestito oggi. C'ho un paio di scarpe di rossetti, un paio di calze di cashmere, che non so dove ho comprato, un paio di jeans Levi's 501, gli unici che metto perché secondo me vestono l'uomo meglio di qualsiasi altra persona, una camicia di jeans, credo che sia della Gap, è una giacca tipicamente austriaca di camoscio, ricamata, con i cervi, che è una cosa che adoro perché essendo sempre austriaca, avendo una bella casa di caccia e vivendo la tradizione, almeno nell'abbinamento posso far vedere cos'è la tradizione. I miei prossimi progetti è di tornare in America e rilanciare molto di più la mia moda negli Stati Uniti. Adesso che in Italia non credo di poter fare molto di più, in Europa è un continente vecchio, bisogna vedere al futuro.